Come saprete ormai da un po' di puntate sto facendo ogni 10 degustazioni diciamo un video di approfondimento riguardante sempre ovviamente temi brassicoli e temi legati al mondo delle birre. Nella puntata di oggi vorrei provare a chiarire un po' la differenza tra birra industriale e birra artigianale. Prima di entrare nel dettaglio di questa puntata, volevo rispondere a un commento di un utente che mi chiedeva come fare a imparare, studiare, comunque approfondire, diciamo, le conoscenze legate al mondo delle birre. È una bella domanda e non è semplice dare una risposta. Posso dirvi personalmente le cose che io ho trovato utili per approfondire questa passione. Ovviamente diamo per scontato che ci sia una passione alla base, non che non sia possibile imparare nozioni senza avere una passione, ma per esperienza personale posso dire che solitamente maggiore la passione, più facilmente si apprendono nozioni, notizie e informazioni. E questo vale banalmente anche se vi è capitato di avere un percorso di studi, anche non per forza universitario, comunque banalmente a scuola vi sarete accorti che una materia che vi piace molto la studiate più facilmente rispetto a una materia invece che magari non è nei vostri gusti. Ovviamente se siete già appassionati del mondo delle birre sarà molto più semplice. Se dovete imparare nozioni in maniera magari mnemonica solo magari anche per lavoro o per altri motivi sarà un po' più complesso. Comunque, ciò che io ho trovato utile per apprendere, per approfondire questa passione sono state diverse cose. La prima che mi sento di indicare sono banalmente i libri. Tra i libri mi sono salvato. Allora, eccolo qui, Il piacere della birra, ne ho già parlato nel video riguardante i diversi stili birrai. È un libro interessante, ha qualche limite, in particolare il fatto che è un libro di slow food che ha diversi interessi commerciali su alcuni settori e quindi in alcuni casi, allora nel caso della birra, vabbè, no, c'è solo un capitolo che secondo me stona un po', ma in altri casi le pubblicazioni di Slow Food, avendo forti interessi commerciali ed economici, a volte manca un po' di onestà intellettuale. Questo lo preciso perché da biotecnologo ho letto alcune cose riguardanti in particolare il capitolo OGM e lì spesso si sfiora l'antiscientificità. Però è un discorso a parte. Comunque Il piacere della birra è un libro secondo me tutto sommato valido. In particolare c'è tutta una parte legata alla geografia delle birre che è molto molto interessante e scritta da persone anche molto molto competenti. Altro libro interessante è questo un po' più per gli homebrewer, Progettare grandi birre. Lo sto leggendo un po' a tratti, ho letto qualcosina, sicuramente se siete appassionati di homebrewing, cioè di birra fatta in casa, è un libro interessantissimo. L'homebrewing però secondo me è una cosa, anche se non praticato in maniera assidua, semplicemente informandosi un po' su come si fa la birra, è molto interessante per capire poi tutte le differenze nei diversi stili birrai ed apprezzarne poi le varie sfaccettature. Capire quali malti, quali luppoli utilizzare, insomma, è una cosa molto molto interessante e aiuta ad apprezzare di più il mondo delle birre. Non per nulla la maggior parte degli homebrewer sono molto molto appassionati anche poi dopo appunto di tutto ciò che è l'universo birra in generale. Quindi non solo le birre che fanno loro, ma anche il fatto di voler sperimentare nuovi ingredienti, nuove cose. E questo è un must secondo me per quanto riguarda i libri sull'homebrewing. Piccola piccola parentesi, in un podcast di Car Brewing, che è un podcast che vi consiglio di ascoltare se siete appassionati di birra, si parla di questo libro e si parla soprattutto dei limiti di questo libro, che in sostanza è un libro piuttosto vecchiotto, quindi mancano alcune informazioni, alcune cose del genere, ma andatevi ad ascoltare i podcast che sicuramente è spiegato molto meglio di quanto possa fare io in pochi minuti. In sostanza il concetto è il libro è molto valido, è una pietra miliare del mondo dell'homebrewing, è poco aggiornato semplicemente. Altro libro che mi è stato regalato a Natale, trovo interessante, è Birra artigianale. Praticamente ci sono le ricette di alcune birre artigianali o in generale, diciamo, birrifici indipendenti molto famosi. Ridog, Mikkeller, beh, c'è anche Anchor, c'è Beaver Town che non è assolutamente artigianale, anzi c'è tutto un discorso che si può fare proprio sull'artigianalità dei birrifici. Comunque la cosa interessante è che il libro approfondisce le ricette delle birre
È interessante se siete un brewer, ma è interessante come al solito se conoscete una birra, perché questa birra ha questo particolare sapore, profumo, eccetera, perché utilizza questo luppolo, perché utilizza questo malto e così via. Questi sono libri interessanti. Un altro libro che ho trovato molto interessante, ma più che altro personalmente, è stato Come servire la birra, il libro di Michele Galati, che non ho qui, ho da un'altra parte, magari caricherò un'immagine qui sul fianco. Libro interessante, vabbè, io l'ho trovato molto molto utile a livello personale perché essendo, cioè, lavorando in questo mondo, è molto molto preciso. Poi ho avuto anche il piacere di partecipare a un corso sul servizio della birra tenuto proprio da Michele Galati ed è stata un'esperienza molto molto utile, soprattutto ovviamente se dovete lavorare in questo settore. Quindi il libro già di per sé è davvero davvero completo, molto esaustivo, ci sono tabelle, se vi piacciono i numeri, è fantastico quel libro. Ovviamente i corsi sono un fattore in più perché è possibile parlare di persona e posso andare a rompere le scatole. Ho fatto diverse domande io sulla spillatura a pompa, che è una roba su cui avevo ancora tanti tanti dubbi. I corsi effettivamente sono un altro modo per imparare, per apprendere informazioni interessanti. Io personalmente ho fatto dei corsi con Fermento Birra e sicuramente organizzano tantissimi corsi diversi in tante città d'Italia. Se andate sul loro sito ne trovate diversi. Per i corsi ovviamente bisogna, secondo me, cercare di capire un po' se sia i corsi sia le degustazioni guidate sono tenute da persone competenti, perché non è comune, ma non è neanche così raro trovare, soprattutto ho letto un po' in giro di sommelier che si improvvisano, sommelier del mondo del vino, che si improvvisano anche esperti beer sommelier, semplicemente perché c'è questa idea sbagliatissima per cui la birra sia un prodotto di serie B e quindi vabbè, se so degustare il vino saprò degustare anche una birra. Non è detto. Se volete andare sul sicuro, sicuramente secondo me Fermento Birra organizza dei corsi molto validi, c'è anche Mobi che organizza corsi, sono un po' quegli enti, quelle istituzioni sicuramente valide, quindi sicuramente qualcosa organizzato da loro secondo me è molto valido. Sempre su Fermento Birra ovviamente c'è Fermento Birra Magazine, sono abbonato da diverso tempo. Beh, questi sono i numeri dell'anno scorso perché gli altri ce li ho nell'altra stanza, ma Fermento Birra è una rivista secondo me molto molto valida e ci sono sempre un sacco di informazioni interessanti, sia che vogliate sapere qual è l'ultima moda del momento, sia che vi interessi magari un approfondimento sulle birre acide o su ricette tradizionali belghe, insomma è sicuramente un'altra fonte molto molto interessante. Infine, vabbè, vi direi internet, perché su internet ci sono tanti, tanti siti, tanti blog, tanti anche gruppi sui social network molto attivi. Su internet ovviamente c'è di tutto e anche lì bisogna sempre stare un po' attenti a cercare di capire che cosa si sta leggendo. Fermento Birra c'è un magazine, ma ci sono anche tanti gruppi, sempre per tornare al mondo dell'homebrewing, molto validi, in cui si discute di ricette e cose e si imparano tantissime cose interessantissime, perché come al solito se si sa fare una birra poi magari si sa anche apprezzarla, secondo me meglio, ma in generale anche senza mettersi tutti i giorni a fare birra leggersi qualcosa di un brewing può essere utile. Ci sono anche appunto forum e mi viene in mente adesso gruppi Facebook, tra cui ovviamente devo citare il famosissimo Analfabeti della birra. Se avete un account Facebook potete provare a iscrivervi. Fate attenzione che è molto famoso perché è un gruppo molto, molto selvaggio, per usare un termine utilizzato sempre in ambito brassicola, perché come da descrizione è un gruppo all'interno del quale si fa il wrestling birraio. Se siete dei giocatori, il paragone secondo me più azzeccato è se conoscete la community di LOL, di League of Legends, ecco, è la stessa identica cosa però in ambito birraio. Quindi fate attenzione a quello che postate perché potreste ricevere risposte, diciamo, un po' non proprio educatissime ed elegantissime. Detto ciò, è un gruppo molto valido, è un gruppo ovviamente ci sono gli influencer, esattamente come succede in altri campi, e quindi ciò che dicono gli influencer riescono, cioè ciò che dice un influencer può modificare poi l'opinione, diciamo,
di tutti gli iscritti, di tutti gli appassionati, però è un gruppo interessante, secondo me, dove ci sono spesso informazioni interessanti. Introduzione più lunga di quanto immaginassi, il discorso però, il focus centrale di questa puntata è appunto birre artigianali, birre industriali. Ho pensato di fare questa puntata perché ho visto al supermercato una bottiglia di birra Amarcord, mi sono venute in mente alcune cose, ne ho anche prese un paio per fare poi eventualmente dei video su delle degustazioni e anche per fare questo discorso su birre industriali e birre artigianali. Allora, partiamo dalla definizione. Innanzitutto, prima del 2016 non esisteva alcuna legge che distinguesse le birre industriali dalle birre artigianali, dalle birre craft, dalle birre indipendenti. Sono tutte terminologie relativamente recenti per quanto riguarda la legge italiana, ovviamente. Poi ogni paese ovviamente si regola a suo modo. Dal 2016 esce questa legge che definisce le birre artigianali. Quindi una birra, per poter essere definita artigianale, deve avere in sostanza tre caratteristiche. La prima, la birra non deve essere né microfiltrata né pastorizzata. La microfiltrazione e la pastorizzazione sono processi ampiamente utilizzati su scala industriale, servono essenzialmente a standardizzare il prodotto, quindi a creare, cioè ad avere una birra che sia costante nel tempo. La microfiltrazione, appunto, è una filtrazione semplicemente micro, quindi fa ad eliminare anche le singole cellule di lievito. La pastorizzazione è un processo, prende il nome da una persona a cui noi tutti, non lo dico solo da biologo, ma da appassionato di birra, dobbiamo tantissimo, che è Pasteur. Quindi viene portata a una temperatura e è scaldato il prodotto, in questo modo si uccidono praticamente gran parte dei microbi, dei batteri. Quindi non deve avere questa prima caratteristica. Seconda caratteristica importantissima, il birrificio deve essere indipendente. Per indipendente si intende che non devono esserci quote societarie, eventualmente credo anche quote azionarie, in mano a soggetti terzi. Quindi se il birrificio è di mia proprietà, deve essere interamente di mia proprietà, quindi non posso dare parte delle quote societarie del mio birrificio a un altro ente, che non è detto che sia per forza una multinazionale, quindi non è il caso dei birrifici di cui la proprietà è in parte di Asahi, di ABV, di gruppi molto grossi. Semplicemente non deve esserci un terzo che sia proprietario anche di una piccola parte del birrificio. Terza e ultima caratteristica importantissima, la produzione annua del birrificio, affinché possa produrre birra artigianale, deve essere inferiore ai 200 ettolitri, quindi meno di 200 ettolitri, minore o uguale a 200 ettolitri annui. Queste sono le tre caratteristiche, ricapitolando, quindi birra non filtrata e non microfiltrata e non pastorizzata, birrificio indipendente, produzione inferiore ai 200 ettolitri annui. Queste tre caratteristiche definiscono una birra artigianale. Se una sola delle tre non viene rispettata, io birrificio non posso scrivere sull'etichetta birra artigianale. Se lo faccio, commetto una cosa che si chiama frode in commercio. Qui si potrebbe fare un bel discorso sul fatto che, lo dico perché lavoro in questo settore, se io dovessi scrivere sul menu del mio locale che un prodotto non è che è fresco, ma poi in realtà è surgelato, e dovessi avere un controllo del NAS, pensate a un ristorante che scriva pesce fresco, arriva un controllo dei NAS e vede che il pesce è surgelato, frode in commercio, una bella multa. Sul discorso della birra, io scrivo birra artigianale e poi servo la Moretti Grand Cru, ed esiste, l'ho vista con gli occhi di questa faccia, comunque servissi una birra che non è artigianale, come nel caso di Amarcord, e poi ne parliamo, ecco, in questo caso è una frode in commercio. Poi ovviamente ci si facciamo magari meno problemi, perché appunto manca una vera e propria cultura brassicola in Italia, quindi ci facciamo meno problemi se la birra è definita artigianale anche quando non lo è, e magari ci facciamo giustamente problemi se scriviamo che il prodotto è fresco e in realtà è surgelato. Detto ciò, il caso che citavo prima, che è quello di Amarcord, è proprio quello, perché Amarcord è un birrificio italiano di Rimini che aveva una produzione piuttosto esigua, quando mano è cresciuta, perché fanno birra credo da fine anni 90, comunque primi anni 2000 esiste Amarcord, quindi è già un po' di anni che produce birra. Fatto sta che nel 2016 entra in vigore questa legge e Amarcord ancora sull'etichetta aveva scritto birra artigianale. Con l'entrata in vigore quindi della legge, Amarcord non può più scrivere birra artigianale.
Infatti viene poi multato dai NAS, se non sbaglio, c'è stata tutta una sentenza. Ora, se vi interessa la cronaca, si trova facilmente online. Non è l'obiettivo di questo video parlare della cronaca che riguarda il caso Amarcord. Le considerazioni che possiamo fare su questo discorso sono molte. Innanzitutto, la definizione di birra artigianale non ha nulla a che vedere con la qualità del prodotto. Questo è bene ricordarlo ed è importantissimo. Questo perché io posso avere un birrificio che fa poca birra, posso farne anche pochissima e rientrare non solo nella categoria birra artigianale, birrificio artigianale, ma rientrare per esempio nella categoria microbirrificio, fare pochissima birra, però usare ingredienti pessimi, non saper fare la birra, fare un prodotto scadente e quindi io vendo la mia birra con la bella scritta birra artigianale e poi una birra che fa schifo. Quindi ovviamente è una definizione legale che non ha nulla a che vedere con la qualità del prodotto. D'altro canto potrebbe esserci un birrificio non artigianale che fa invece birre di ottima qualità. La cosa che spesso viene contestata al birrificio industriale e soprattutto viene contestata a quei birrifici che a un certo punto cedono delle quote societarie a grossi gruppi, esempio Birra del Borgo mi viene in mente adesso che era nato come birrificio molto piccolo, artigianale, e poi ha venduto una discreta quota di società, se non sbaglio, da Heineken. La cosa che viene spesso fatta notare è che è vero che magari gli ingredienti sono gli stessi, il luogo di produzione è lo stesso, ma il grosso, grosso problema, come spesso ne abbiamo già parlato su questo canale, è il fatto che dal momento in cui io ho una grossa produzione che distribuisco attraverso la GDO, la grande distribuzione organizzata, ho problemi sulla conservazione del prodotto. Non è un discorso sempre valido, o meglio, solitamente è sicuramente se io ho la birra nel supermercato non sarà trattata nello stesso modo della birra che mi viene consegnata dal birrificio stesso o da un distributore magari vicino al birrificio e che mi assicura certi parametri di consegna, di conservazione, eccetera. Potrebbe capitare che però che anche il microbirrificio, il birrificio artigianale, magari dia la birra a un distributore e questo qui ce la lasci 48 ore sotto il sole e mi arriva il fusto, poi che fa schifo. Quindi, insomma, è sempre un po' difficile e complesso entrare nelle dinamiche di distribuzione in generale. Però è vero che sicuramente la qualità dal momento in cui il prodotto passa nei supermercati potrebbe, quasi sicuramente così, potrebbe calare. Altra considerazione che secondo me è obbligatoria è il fatto che questi valori sono comunque legati al panorama italiano, intendo dire, il limite di 200 ettolitri annui per rientrare nella categoria di birrificio artigianale è un limite che probabilmente in altri paesi come la Germania, il Belgio, la Repubblica Ceca e così via sono ridicoli, mi verrebbe da dire, o comunque sono molto molto bassi. Questo perché il consumo di birra italiana è davvero inferiore rispetto ad altri paesi del centro e nord Europa. Leggevo proprio poco fa un report di Assobirra, era su no, forse su una di queste estate di Fermento Birra, c'era il report del 2017. Il consumo di birra nazionale italiano totale, quindi non solo il mondo craft, il mondo artigianale, ma il consumo totale di birra in Italia è poco più di 30 litri a persona all'anno. 30 litri a persona considerando la popolazione italiana. E 30 litri secondo me è un numero davvero davvero basso, cioè io credo personalmente, e non bevo tantissimo, credo di superare i 30 litri in 2 mesi più o meno, non so, dipende un po' dal periodo, da altre cose, però 30 litri è davvero poco, cioè significa che gennaio e febbraio, dopo febbraio ho già bevuto 30 litri, da marzo in poi sto bevendo per il resto di italiani che probabilmente ancora non conoscono il mondo delle birre e soprattutto delle birre buone. Ma al di là delle facili battute, 30 litri è un numero abbastanza basso. Se lo confrontiamo con valori di altri paesi, e come al solito cito Germania in su per così dire, siamo su un ordine di grandezza davvero davvero più alto perché c'è un consumo molto molto maggiore di birra. Per
Piccolo particolare, effettivamente in Italia c'è il vino che quindi è un po' più radicato nella cultura e nei consumi. Effettivamente su un report di Assobirra era bello vedere il confronto tra il consumo di birra e il consumo di vino Italia-Germania, perché i numeri sono perfettamente opposti. Quindi la quantità di birra consumata in Italia corrisponde più o meno alla quantità di vino per persona sempre consumata in Germania e viceversa, quindi è proprio una questione culturale. È come se il volume di alcol totale consumato, di alcolici totali, fosse lo stesso, ma vengono semplicemente invertiti i due prodotti. Una delle considerazioni che si possono fare, soprattutto quando magari ci si interfaccia con birrifici non italiani, è più che altro sul discorso dell'indipendenza. Prima citavo Beaver Town perché era nella copertina di questo libro, perché Beaver Town quest'estate, se non sbaglio, o all'inizio dell'anno scorso, comunque ha venduto una quota della propria società a un gruppo molto 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 grande, forse AB InBev, che è un po' il grande colosso mondiale della birra. Non ricordo se l'abbia venduto a loro o a qualcun altro. Fatto sta che la cosa ha causato abbastanza stupore e anche molto malcontento da parte di altri produttori. Tra l'altro, Beaver Town organizzava un grandissimo festival in cui invitava tantissimi altri birrifici indipendenti. La cosa accadde poco tempo prima di questo festival, e quindi il festival di Beaver Town è stato praticamente disertato da gran parte dei produttori che volevano mandare un messaggio molto chiaro a Beaver Town: no, noi siamo indipendenti, vogliamo salvaguardare la nostra indipendenza. Si potrebbe parlare per ore su questo discorso, però il messaggio secondo me era molto chiaro. L'indipendenza di un birrificio è un fattore importante e man mano che cresce la consapevolezza da parte dei consumatori può davvero, davvero fare la differenza, e mi rendo conto di come birrifici in Italia magari ancora un po' presto, ma negli Stati Uniti e comunque nel resto del mondo dove c'è una tradizione brassicola abbastanza forte e radicata, mi rendo conto di come l'indipendenza possa essere un fattore comunque importante. Cioè, io birrificio dovrei valutare: mi conviene dare delle quote a Heineken, a Bimbev, a Asahi, il produttore di turno che mi assicura una distribuzione particolare, una cosa del genere, e magari poi mi perdo una fetta di mercato, magari lo zoccolo duro di appassionati, di quegli appassionati che poi sono anche disposti a spendere tanto o comunque più della media per apprezzare un prodotto del genere? Insomma, sono considerazioni importanti e che incominciano a pesare. Ovviamente, come al solito, la capacità di ciascuno di noi consumatori, noi come consumatori, la capacità di scegliere il birrificio e la qualità di un prodotto è fondamentale. Sono discorsi che forse in Italia, è vero, non hanno ancora così tanto senso, perché il mondo delle birre artigianali è tutto sommato purtroppo molto piccolo, però già distinguere un prodotto diciamo indipendente banalmente da un grosso gruppo industriale potrebbe iniziare a fare la differenza. Ultima considerazione importantissima, doverosa, obbligatoria, fondamentale che bisogna fare è che niente, nulla, ma davvero assolutamente nulla è più importante del gusto personale. Perché se a me dovesse piacere la peggior birra industriale da supermercato trattata male, che ha avuto sbalzi termici, che è rimasta al sole 20 ore, che qualsiasi cosa sia successa e fa schifo a tutti, ma a me piace, e non si può fare niente, dovrò riconoscere il fatto che magari non è una buona birra, non ha una buona qualità, ma nulla è più insindacabile del gusto personale. E questo comunque resta un fattore importante. Certo, è vero che all'aumentare della consapevolezza del consumatore della qualità dei prodotti, aumenta anche ovviamente poi la percentuale di consumatori che si sposta verso prodotti di qualità superiore. In Italia effettivamente abbiamo magari una maggiore consapevolezza per quanto riguarda il cibo di una certa qualità, pian piano magari crescerà anche quella per la birra. Questo io lo spero effettivamente molto, molto vivamente.
Questa era un po' la differenza sulla birra artigianale e birra industriale. Per finire, sì, le definizioni indie, craft e crafty. Ecco, questa è una cosa che non ho spiegato, forse. Indie è semplicemente un birrificio indipendente, quindi indipendentemente dalla quantità ettolitri anni di birra prodotta, è un birrificio che produce birra e non ha quote di proprietà di altri gruppi, soprattutto di multinazionali, quindi un birrificio indipendente. Una delle caratteristiche per essere artigianale in Italia è l'essere indipendente, ma io posso avere birrifici BrewDog, per farvi un esempio, è un esempio di birra molto molto conosciuta, di un birrificio però indipendente, cioè BrewDog non è di proprietà di AB InBev, di Heineken o di altri, è indipendente. Craft è sinonimo di birra artigianale, questo però può variare da stato a stato, quindi magari il limite del 200 ettolitri che c'è in Italia può non valere in altri stati. Il termine crafty invece è una cosa un po' più delicata e su cui prestare moltissima attenzione. Indica il termine crafty tutte quelle birre non artigianali, quindi birre industriali, che si vogliono spacciare per artigianali. Ultimamente, siccome i grossi gruppi si sono accorti che il consumatore medio italiano sta iniziando a capirci qualcosa, sta iniziando a apprezzare prodotti che vadano un po' oltre le classiche lager industriali da supermarket, ecco, sono nate un po' tutte quelle birre che si vogliono un po' camuffare nell'etichetta, nella descrizione, nel nome per birre crafty. E così abbiamo la Moretti Gran Crucita da prima, 200 milioni di poretti con quantità di lupoli, con numeri di lupoli differenti e quantità non note, però abbiamo l'ichnusa non filtrata, per esempio. Anche qui mi ha sorpreso il fatto di tante persone che mi dicessero: "No, ma ho bevuto l'ichnusa non filtrata ed è buonissima." Effettivamente sì, è un'ichnusa che, a differenza di quella venduta come filtrata, semplicemente non ha un surrogato a base di mais, un surrogato di malto a base di mais, ma ha l'orzo vero. E quindi immagino queste persone che per la prima volta bevono una birra con vero orzo, non un surrogato, e dicono: "È buona." Sì, grazie, benvenuto nel mondo delle birre un pochino più buone, delle birre con davvero il 100% di malto d'orzo. Vabbè, discorsi a parte. Queste birre qui, che si cercano un po' di spacciare per birre artigianali, ma non sono artigianali, vengono chiamate amichevolmente, scherzosamente e un po' per denigrandole, birre crafty. Ma non sono birre artigianali, come al solito bisogna fare attenzione. Questo credo sia tutto, ho cercato di provare a raccontare un po' le differenze tra questi due grandi mondi, che sono le birre artigianali e non artigianali. Per qualsiasi cosa scrivetemi pure nei commenti. E per finire vorrei chiedere una cosa che secondo me è molto interessante e vorrei chiederla a voi. Qual è stata la birra per voi che vi ha un po' aperto il mondo? Non per forza una birra artigianale, ma semplicemente che vi ha fatto staccare e fatto conoscere il resto del mondo delle birre, perché effettivamente io bevevo già birra da molti anni, ma bevevo le birre che trovo al supermercato, però ho in mente un momento preciso in cui assaggio una triple belga e mi si apre il mondo, e probabilmente immagino che quello poi determini un po' le passioni personali, perché se oggi io ammiro così tanto il panorama belga, triple, quadruple, double, triple, quadruple, forse è perché ho conosciuto le altre birre al di là delle lager del supermarket, proprio con una birra belga. Per altre persone è stato così con le IPA, per esempio. E quindi vorrei chiedere a voi: qual è stata la birra che vi ha un po' fatto aprire gli occhi? Questo è tutto, la puntata è piuttosto lunga, ma sono molto contento di fare queste puntate un po' più discorsive. Ci vediamo alla prossima.